Non c'era ancora l'acqua in casa. Quella da bere la si doveva andare a prendere in un rubinetto comunale, su Grifoni, vicino alla piazza della chiesa. Per i panni, invece, era il fiume a provvedere alla bisogna. La scoperta però più avvincente fu su Solaio, il solaio. Una ripida scala in pietra, senza alcuna ringhiera, conduceva a quell'ambiente. Per entrarvi spingeva la malandata porta nera, che aveva una serratura arrugginita e una grande chiave in ferro. Spingevo con religiosa delicatezza l'uscio d'entrata. Ogni volta che varcavo quella porta mi veniva in mente la favola di Barba Blu. Tutto il paese era solito aiutarsi a vicenda quando occorreva. Si riunivano tutti insieme in sustavi, spazio coperto antistante l'uscio di casa, ponendosi in cerchio, sedute per terra con le gambe distese. Ciascuna di loro si dotava di una grande pietra piatta, dove appoggiare le mandorle da pulire, e di un'altra pietra piccola ed allungata, usata per separare la scorza dal duro guscio.